molti di voi magari non sapranno quanto è profonda la tana del Bianconiglio. Io sono andato a fondo. Il cut content di Elden Ring è il peggiore della storia di From. È fuori in testa. Che senso? Che è tanto e importante. Può essere che un terzo di esso o più venga sfruttato per DLC e le espansioni citate, ma se non sarà così, non creiamo all gen il cut content di Elden Ring, perché Elden Ring è talmente sempre in mezzo alle nostre discussioni che mattano, però è tanto ed è di valore. Non è come sì, in Demon's Souls c'era quell'NPC. A proposito, sapevate che è anche uscito da poco nel data mining, è stato sgamato un NPC che era quasi letteralmente Gideon Ofnir the All Knowing in Demon's Souls. Era un personaggio che ti raccontava tramite il codex da Demons. Hanno ripreso quell'idea per creare Gideon. In Demon's Souls c'era questo personaggio che era una sorta di, appunto, studioso che sapeva tutte le cose e ti raccontava le regole del mondo, la storia della politica, i personaggi cosa facevano. E io mi chiedo perché l'avete tolto. Cioè, Demon's Souls è uno dei titoli più astratti di From Software e avrebbe giovato così, avrebbe giovato tantissimo Demon's Souls di quell'NPC. La storia di Boletaria, il ruolo del re, delle anime. Probabilmente lì, secondo me, hanno peccato del discorso così possono capire da soli tramite le descrizioni un po' più vaghe. Ma se hai già fatto il lavoro, non vergognarti di avere un tipo di aiuto diegetico nella storia che ti racconta tramite la consapevolezza di uno studioso qualcosa di più. A me piacerebbe studiare un po' come nasce il cut content, cioè come esatto, quando scegli cosa. Esatto. Ma non solo quello, ma anche quando io sento di case di sviluppo che arrivano a metà di un intero sviluppo di un videogioco e arriva l'art director che dice no, rifacciamo tutto da capo. Mamma mia, rifanno tutto da capo, dici. Ma questi come sono in vita ancora, poverini? E vorrei capire il peso psicologico sul povero sviluppatore che ha lavorato un anno per poi rifare tutto da capo, perché non faceva cagare a metà gioco. E poi c'è quel rischio lì, il rischio c'è che tu fai un videogioco partendo dal mondo, dai personaggi, dalla trama, da tutto quanto, però poi quando inserisci il gameplay non funziona, devi rifare tutto da capo. Anche perché parliamo di giochi che non si basano sulla sceneggiatura. Quindi sostanzialmente in una sceneggiatura tu costruisci un mondo e poi ci cambi la vicenda che c'è dentro. Però per come sono impostati questi giochi, tu una volta che hai costruito il mondo anche solo visivamente, o lo segui o crei dei crateri logici ad ogni passo. E un cratere logico in un gioco come Elden Ring lo crei anche mettendo un mostro che non dovrebbe starci in un posto. E sì, infatti, esatto. E il fatto è che Elden Ring, qui va bene, d'accordo, oggi si torna a parlare di il fatto è questo, che Elden Ring, quello che ha detto Mario è perfetto. Tu riesci a creare una narrazione anche mettendo una creatura che non dovrebbe essere in un certo luogo, perché tendenzialmente ormai c'è il pedigree dell'azienda che ti fa capire che quella posizione non è casuale, c'è un motivo e vuole raccontarti qualcosa. Elden Ring arriva un pochino a fallirlo questo, perché nelle parti, senza fare spoiler troppo pungenti, nelle parti finali si arriva ad avere una tale mancanza di asset originale che ti riprendono creature magari da Caelid o da altre mappe che non ci azzeccano più di tanto, onestamente. Cioè dici, sì, le puoi giustificare, ma perché tirare la corda dinanzi a qualcosa che non merita quel tipo di aiuto? Perché le ultime aree sono anche proprio biologicamente, faunaticamente, mediocri. Ed è un peccato enorme, secondo me. Sapete, Elden Ring dà, nella sua stupendevolezza, nella sua eccellenza, sembra a volte una cosa che tra l'altro può succedere a tanti creator, visto che siamo qua tra noi, ed è il ok, ora faccio un video, metto tutto all'inizio e poi magari la seconda parte non è più così interessante perché hai consumato tutta la tua creatività nella prima, diciamo, metà. Sì. Ed Elden Ring è molto così in tante cose. Poi, per carità, l'ultima parte di Elden Ring, senza fare spoiler, è una roba che fa impallidire quasi ogni altro open world del mondo a livello di GDR. Cioè, l'ultima parte, gli ultimi momenti sono incredibili, sembra torna a essere una cosa lineare ma che funziona dopo l'open world, ma prima c'è il
È bello perché esatto. È come se tu stessi vivendo la voglia degli sviluppatori che hanno avuto in quel momento. All'inizio erano in hype, quindi è tutto incredibile. Mamma mia. Poi a metà cala e ti immagini loro mezzi addormentati che finiscono mappa dicendo vabbè qua ci mettiamo un cane. No. Esatto. E poi dicono guarda che manca pochissimo alla fine del tempo. Esatto. Bellissimo.